La civiltà sumera ebbe un misterioso ed improvviso declino circa 6.000 anni fa. Le teorie ufficiali parlano dell'invasione dell'impero accadico. Tuttavia, il ricercatore di frontiera, ormai defunto Zakaria Sitchin, ipotizza che i sumeri siano stati decimati dalla ricaduta di materiale radioattivo in seguito ad un olocausto nucleare, che ha interessato il Medio Oriente e, come abbiamo visto nelle leggende che vi ho appena esposto, parte dell'Asia. Le prove sono racchiuse in diversi testi noti come Lamentazioni. La traduzione, che adesso vi andrò a leggere, è stata eseguita dal massimo esperto di sumero, un professor Samuel Kramer, e dice così: sulla terra cadde una calamità sconosciuta era l'uomo, una che mai prima fu vista. Una che non poté essere sopportata, una grande tempesta dal cielo, una tempesta che uccideva la terra, un vento maligno come di un torrente impetuoso, una cruenta tempesta unita ad un calore divampante. Privata di giorno la terra di sole splendente, la sera le stelle non rilucevano. Le persone terrorizzate a malapena respiravano, le ghermiva il vento maligno senza concedere loro un altro giorno, le bocche erano piene di sangue, le teste del sangue sguizzavano, il volto era reso pallido dal vento maligno. Provocò la desolazione nelle città, la desolazione entrò nelle case, le stalle diventano desolate e vuoti gli ovili, i fiumi di Sumer fece scorrere con acqua amara. I campi ben arati diedero gramigna, nei pascoli crebbe erba appassita. Ecco, penso che questa leggenda che vi ho letto si commenti appunto da sola. Veramente, se uno avesse modo di leggere le cronache delle esplosioni di Hiroshima e Nagasaki, troverebbe molte analogie. Andiamo avanti. Ancora siamo in Cina e l'opera letteraria Feng Shan Yi contiene appunto il racconto della guerra dei quattro giganti celesti, che viene così descritta, vi leggo il passo più importante. Durante la guerra, uno dei giganti usò una lancia magica chiamata Nuvola Blu, che generò un vento nero che produsse decine di migliaia di lance che perforarono i corpi degli uomini e li trasformarono in polvere. Il vento fu seguito dalla ruota di fuoco che riempì l'aria di feroci serpenti. Il denso fumo si chiuse sugli uomini bruciati e nessuno poté sfuggire. Non appare questa, si chiede l'autore che ha scritto queste cose, in un racconto mitizzato come la descrizione di un'esplosione nucleare? Ancora, le iscrizioni ittite riportano questo testo: nubi di polvere salgono alla finestra celeste, le case si incollano come ceneri ardenti di un cuore, gli dèi sono soffocati nei loro templi, le pecore muoiono negli ovili, i buoi nelle stalle, la pecora abortisce l'anello, la vacca il vitello, l'orzo e il grano non crescono più, buoi, pecore, uomini cessano di concepire e le femmine pregnanti abortiscono. L'ultima fonte che vi vado a leggere ci arriva dalla tribù dei Pangive e che racconta proprio questa strana storia, che però ha, come vedremo, un risvolto molto interessante per la nostra ricerca. Il fulmine della vita è avvolto in un uovo speciale. La prima madre ne ricevette il fuoco. Quando l'uovo si ruppe e si aprì, ne uscirono tutte le cose visibili. La metà superiore si aprì in un grande albero a forma di fungo che salì alto nei cieli. Un grande albero a forma di fungo che salì alto nei cieli. Benissimo, cambiamo argomento, passiamo al terzo capitolo. Adesso andremo a conoscere meglio, per chi già non lo sa, le esplosioni, tra virgolette, moderne, per vedere se ci sono analogie con le presunte tali dell'antico passato. Naturalmente, adesso vi faremo vedere una carrellata di immagini, di esplosioni nucleari moderne e poi partiremo invece con le prove che sono arrivate sino a noi oggi di quelle più antiche. Allora, il 16 luglio del 1945, attraverso il Trinity Test nel New Mexico, ad Almogrado, fu fatta esplodere la prima bomba atomica.
Gli effetti della deflagrazione furono devastanti al di là di ogni previsione. La reazione a catena non controllata generò una luce maggiore di quella solare e un vento tempestoso, stravolgente, seguito da un tuono possente tale da evocare ai testimoni situati a 5 a 15 chilometri di distanza l'Apocalisse. A seguito dell'esplosione si creò una depressione di 400 metri. Il calore trasformò la sabbia del deserto in un nuovo tipo di roccia cristallina battezzata trinitite. Andiamo a vedere e a conoscere la trinitite. Appunto, è costituita principalmente da silicio e da feldespato che si fondono con il calore generato dall'esplosione nucleare e solitamente di colore verde chiaro, anche se in alcuni campioni si presenta di altri colori. È leggermente radioattiva, ma è possibile maneggiarla per limitati periodi di tempo, senza rischi eccessivi. Sono stati identificati vari tipi di trinitite, la forma più colore è il verde, ma ci sono anche campioni di colore nero che contengono ferro, proveniente dalla torre metallica che sosteneva la bomba sopra la superficie del deserto, al Mogrado, vi ricordate? Campioni di color rosso invece contengono rame, provenienti dalla bomba stessa, e cavi che la collegavano alla postazione di controllo emessa a fuoco. Qui adesso facciamo una breve carrellata di immagini che mostrano appunto dei crateri prodotti da test atomici. Siamo nel Nevada, qui veramente in questo deserto si vede come quante bombe siano state fatte esplodere. E diciamo che non è che sono state fatte esplodere così, per curiosità vi posso dire che questi esperimenti servivano per imitare e quindi per studiare l'impatto di un asteroide con la superficie terrestre. Ancora qui un altro cratere, questa volta questo è un cratere molto grande perché a provocarlo è stato un ordigno di 105 chilotoni. Ad una profondità di circa, è stato fatto esplodere ad una profondità di circa 190 metri e ha prodotto proprio un cratere del diametro molto grande, 422 metri. Andiamo avanti, ecco un altro esperimento, stavolta l'ordigno è un po' più piccolo, 20 chilotoni, fatto esplodere a circa 320 metri nel sottosuolo. E adesso passiamo ad il cratere Lonar in India. Siamo vicino a Mumbai e troviamo appunto questo gigantesco cratere del diametro quasi perfettamente circolare di 2 km e 154 metri, dall'apparenza meteorico, ma della quale l'anomalia riscontrata è proprio quella che non presenta tracce di meteorite o di un impatto cosmico. La datazione lo fa risalire a 50.000 anni fa, anche se potrebbe essere più recente. Inoltre, è l'unico cratere conosciuto da impatto che si sia formato nel basalto, su uno strato dello spessore di 600-700 piedi, circa 200 metri. La parte superiore del cratere presenta dei depositi che sono stati chiaramente fusi a causa delle elevate temperature dell'impatto e tra essi sono state trovate delle sferule di vetro basaltico formatesi durante la fusione della roccia a elevate temperature. La domanda che ci poniamo è questa. Ma se non ci sono tracce di un meteorite e ci sono chiaramente però i segni di una forte deflagrazione, non potrebbe essere stato un ordigno nucleare, magari uno di quelli che vengono citati? Siamo in India, abbiamo visto prima tutte le leggende indiane, no, che parlavano appunto di queste guerre, di queste enormi esplosioni. Non potrebbe essere stato formato da uno di questi ordigni di cui parlano le leggende?